dottor Gianna Bentenero, vice segretario regionale del Partito Democratico. Grazie Gianna. Grazie a voi. Non tutti mi conosceranno, io sono Gianna Bentenero, sono anche consigliere regionale insieme ai due neoeletti della provincia di Alessandria, ai quali rivolgo un grande augurio perché si possa costruire una bella squadra anche in regione, e anche Daniele Viotti, con il quale abbiamo fatto prima la campagna per le primarie e poi insieme anche un pezzo di campagna elettorale regionale ed europee. E quando mi hanno chiesto questa sera di venire qui questa sera, l'ho fatto davvero con grande affetto, e sono davvero felice di essere qui, perché io ho conosciuto Titti come dirigente scolastica. Ma lei è stata una dirigente scolastica particolare, che della scuola ha fatto la sua missione di vita e che della scuola ha creato un patrimonio in modo particolare sull'educazione degli adulti, che ancora adesso la nostra scuola piemontese ne gode i benefici. E ad occuparsi di scuola, e ha deciso di accettare questa grande sfida per Casale. E allora mi faceva davvero piacere essere qui con tutti voi questa sera, perché credo davvero che Casale meriti una persona come Titti Palazzetti. Casale ha bisogno di una persona come lei. E allora le cose brutte che mi hanno raccontato, che sono successe questa notte, sono davvero la testimonianza di come il competitor, usiamo questo termine per non usare altri termini, abbia fondamentalmente paura di una donna così in gamba, di una donna che saprà governare bene la città di Casale. Fate passare il messaggio. Ditelo ai casalesi che cosa ha fatto il suo avversario, ditelo, perché lo devono sapere in quale modo si fa campagna elettorale. Non è quello il modo col quale si spiegano le ragioni per le quali altre persone dovrebbero governare questa città. Non sono quelle le ragioni. Le ragioni sono la serietà di chi compone una coalizione, la serietà di chi ha lavorato su un programma, la serietà di chi si propone a sindaco di questa città. E vuole rompere gli schemi, ma non in modo contrastante, e quindi insomma utilizza degli accorgimenti compositivi diversi sicuramente da Beethoven, e il pubblico forse non sempre ha capito Schubert, perciò questa condizione Schubert l'ha un po' vissuta non sempre in modo felice, di conseguenza tante volte sappiamo che era un po' così amareggiato da non essere così compreso. Un altro accorgimento che Schubert ovvero sia io suggerisco il piano di un furto, ho l'idea, il progetto, e poi materialmente ho l'esecutore che va a rubare. Io concorro con l'esecutore nella medesima maniera, come se l'avessi commesso io, perché io l'ho progettato, l'idea è la mia. Questo è un concetto basilare. Ebbene, il nostro codice penale però è piuttosto rigoroso. Perché dice all'articolo 115: è esclusa la punibilità nel caso di istigazione a commettere un reato se la istigazione è stata accolta ma il reato non è stato commesso. Ovvero sia, il nostro sistema penale si ferma ad un certo punto. Io posso ideare il piano, progettarlo, prospettarlo a un mio complice, ma il mio complice non è essere.
l'istigazione da sola non può essere punita. Quindi per l'istigazione, perché questo è il reato di cui parleremo, cosa è l'istigazione? Viene definita la manifestazione di un pensiero diretto a influenzare l'intelletto e la volontà di un terzo in modo tale da convincerlo a compiere determinati fatti, facendo sorgere o rafforzando motivi di impulso, ovvero distruggendo o affievolendo motivi inibitori. Cioè è una nascita di un'idea o un rafforzamento di un'idea oppure l'eliminazione di un freno inibitorio. Ma sì, non ti preoccupare, vai a rubare, fallo. Questa è l'istigazione. L'apologia. Che cos'è l'apologia? L'apologia, da un punto di vista ermeneutico, deriva da apologia, ecco, che significa discorso in difesa di qualcosa o di qualcuno. Quindi, dal punto di vista etimologico, è chiara la differenza. Da un lato io incito qualcuno a fare qualcosa, l'istigazione, l'apologia io invece inneggio a qualcosa, non incito un soggetto o più soggetti, ma ne parlo bene e faccio l'apologia.